Se potessi con delicatezza liberare dalle bende dell'abitudine e rivedere nella sua primitiva freschezza il nome di Guermantes, quando solo il mio sogno gli dava colore, mettere a fianco della Madame de Guermantes che ho conosciuto e di quello che il suo nome ora significa per me, l'immagine che la sua conoscenza realizzò, cioè distrusse, come la città di Pont-Aven non era costruita con gli elementi tutti immaginari che la sonorità del suo nome evoca. Così Madame de Guermantes non era formata da una materia fatta del colore della leggenda che io vedevo pronunciandone il nome. Era anche una persona di oggi, mentre il suo nome me la faceva vedere contemporaneamente oggi e nel XIII secolo, contemporaneamente in un palazzo che somigliava a una vetrina e nella torre di un castello isolato, che riceveva sempre l'ultimo raggio del tramonto, impedita dal suo rango a rivolgere la parola ad alcuno. A Parigi, nel palazzo Vetrina, immaginavo che parlasse a persone che sembravano trovarsi anche loro allo stesso tempo nel XIII secolo e nel nostro, che avevano, anche loro, malinconici castelli e non parlavano anche loro con nessuno. Ma questi nobili misteriosi dovevano avere nomi che non avevo mai sentito, i nomi celebri della nobiltà, Rochefoucauld, La Tremoille. Quelli che sono diventati nomi di strade, nomi di opere, mi sembravano troppo pubblici, diventati perciò nomi troppo comuni. I diversi Guermantes resteranno riconoscibili nella pietra rara della società aristocratica, dove li si vedeva qua e là, come quelle venature di una materia più bionda, più preziosa che venano un diaspro. Li si distingueva, si seguiva, nel cuore di quel minerale al quale erano amalgamati, il morbido ondeggiare dei loro capelli d'oro, come quella capigliatura quasi luminosa che scorre scarmigliata sui fianchi dell'agata levigata. E anche la mia vita era stata in parecchi punti della sua superficie o della sua profondità, traversata o sfiorata dal loro filo di luminosità. Certo, avevo dimenticato che tra le canzoni che la vecchia bambinaia mi cantava, ce n'era una che mia madre si ricordava: Gloria alla Dame de Guermantes. Ma più tardi, di anno in anno, quei Guermantes spuntavano o da un lato o da un altro dei casi e delle sinuosità della mia vita, come un castello che in treno ricompare sempre, ora alla nostra destra, ora a sinistra. E proprio per questo, a causa delle svolte particolari della mia vita, che mi ponevano davanti a loro ogni volta in modo diverso, forse in nessuna di queste circostanze particolari avevo pensato alla razza dei Guermantes, ma solamente alla vecchia signora alla quale mia madre mi aveva presentato e che dovevo ricordarmi di salutare, a ciò che avrebbe pensato Mademoiselle de Camperlé, vedendomi con lei, eccetera. La conoscenza di ogni Guermantes era nata da occasioni contingenti ed ognuno di loro era stato condotto così materialmente davanti a me, attraverso le immagini tutte fisiche colte dai miei occhi e dalle mie orecchie, la carnagione arrossata dalla couperose della vecchia signora, le sue parole, venga a trovarmi prima di cena, che non avevo potuto avere l'impressione di un contatto con questa razza misteriosa che mi appariva un po' come poteva essere per gli antichi una stirpe nella quale colasse sangue animale o divino. Eppure, quando ci pensavo, essa dava forse qualcosa di più poetico all'esistenza. Se riflettevo che solo il caso aveva già tante volte avvicinato alla mia vita, sotto pretesti diversi, l'oggetto dell'immaginazione della mia infanzia. A Chiacqueville, un giorno, parlavamo di Mademoiselle Saint-Étienne e Montargis mi aveva detto: «È una vera Guermantes, è come mia zia Septimie, sono dei Sassonia, statuine dei Saxe». Queste parole, entrandomi nelle orecchie, portarono con sé un'immagine così indelebile che ne derivò per me la necessità di prendere alla lettera quello che mi era stato detto, ben oltre la più stupida ingenuità. Da quel giorno non posso più pensare alle sorelle di Mademoiselle de Saint-Étienne e alla zia Septimie se non come statuette di Saxe, allineate in una vetrina dove non ci sono che cose preziose, e ogni volta che si parlava di un palazzo Guermantes a Parigi o a Poitiers lo vedevo come un fragile e puro rettangolo di cristallo, inserito tra le case come una guglia gotica tra i tetti, e dove dietro le vetrate le signore di Guermantes, accanto alle quali nessuna delle persone che formavano il resto del mondo aveva il diritto di insinuarsi, splendevano con i più dolci colori delle statuine di Saxe.
Quando vidi Madame de Guermont, nel trovarle delle guance piene e un tailleur laddove avevo immaginato una statuetta di Saxe, ebbi la stessa piccola delusione che provai nel vedere la facciata di San Marco, che Ruskin aveva descritto di perle, zaffiri e rubini. Ma continuavo a immaginare che il suo palazzo fosse una vetrina, e in effetti quello che vedevo vi rassomigliava un po', e del resto altro non doveva essere che un imballaggio di protezione. Anche il posto dove abitava doveva essere tanto differente dal resto del mondo, tanto impenetrabile e impossibile da sfiorare per i piedi umani quanto le mensole di cristallo di una vetrina. A dire il vero, i veri Guermont, se essenzialmente differivano dal mio sogno, erano tuttavia, una volta ammesso che si trattava di uomini e donne, abbastanza particolari. Non so quale fosse quella razza mitologica nata da una dea e da un uccello, ma sono sicuro che vi appartenevano i Guermont. I Guermont, ahimè, in genere, grandi non erano. Si alzavano continuamente, si contorcevano, non li si vedeva che di sbieco o mentre si raddrizzavano, riprendendo un monocolo, alzandolo verso i sopraccigli, girando il ginocchio sinistro con la mano destra, in modo simmetrico e come per stabilire una media costante, una specie di linea ideale d'armonia che bisogna cercare perpetuamente, come si fa per il violino. Tra le loro spalle troppo prolungate, il collo troppo lungo che infossavano nervosamente nelle spalle, come se li si fosse baciati sotto l'altro orecchio, le sopracciglia ineguali, le gambe spesso pure disuguali a causa di incidenti di caccia. Avevano, almeno tutti quelli che conservavano le caratteristiche di famiglia, un naso troppo ricurvo, benché senza nessun rapporto con il naso ricurvo ebreo, troppo lungo, che subito, nelle donne, soprattutto quando erano graziose, e in Madame de Guermont più di tutte, la prima volta faceva presa sulla memoria come qualcosa di quasi sgradevole, come un acido corrosivo. Sotto questo naso prominente, il labbro troppo sottile, troppo poco pieno, dava alla bocca qualcosa di secco, e ne usciva una voce rauca, un grido di uccello, un po' aspro, ma che inebriava. Gli occhi erano di un azzurro profondo, che splendeva da lontano come una luce, guardavano fisso, duramente, e sembravano puntare su di voi la punta non smussata di uno zaffiro, con un'aria non tanto di dominio quanto di profondità, non tanto di voglia di soggiogarvi quanto di volervi scrutare. I più sciocchi della famiglia prendevano dalle femmine e così perfezionavano con l'educazione quell'aria di fine psicologo a cui nulla resiste, di dominio sulle persone, a cui però la stupidità o la loro debolezza conferiva qualcosa di comico, anche se questo sguardo manteneva in se stesso un'ineffabile bellezza. I capelli dei Guermont erano generalmente biondi, tendenti al rosso, ma di una specie particolare, una sorta di spuma d'oro a metà ciuffo di seta e a metà pelliccia di gatto. La loro carnagione, già proverbiale nel XVII secolo, era di un rosa malva, come il colore di certi ciclamini. E spesso si granulava nell'angolo del naso, sotto l'occhio sinistro, in un piccolo foruncolo secco, sempre allo stesso posto, che qualche volta la stanchezza gonfiava. E in certi rami della famiglia, in cui si erano sposati tra cugini, era divenuto oscuro e violaceo. Vi erano alcuni Guermont, che venivano poco a Parigi, che contorcendosi come tutti i Guermont sotto il loro becco prominente, tra le guance color granata e gli zigomi ametista avevano l'aria di un cigno maestosamente impennacchiato di piume purpuree, il quale si accanisce con cattiveria contro ciuffi di iris eliotropio. I Guermont avevano i modi del gran mondo, ma le loro maniere rimandavano molto più all'idea di indipendenza di quei nobili che avevano sempre preferito tener testa ai re, che non la piccola gloria di altri aristocratici, nobili quanto loro, ma che amavano sentirsi prediletti dai sovrani e servirli. Così, laddove gli altri dicevano volentieri, anche discorrendo tra loro, sono stato da Madame la Duchessa di Chartres, i Guermont dicevano, anche ai domestici, chiamate la vettura della Duchessa di Chartres. La loro mentalità, infine, era caratterizzata da due tratti: dal punto di vista morale, dall'importanza capitale riconosciuta ai buoni istinti. Da Madame de Villeparisis, all'ultimo dei Guermont, avevano tutti lo stesso tono di voce per dire di un cocchiere che li aveva portati una sola volta. Si sente che è un uomo di istinti buoni, una natura retta, un'indole buona. Tra
Tra i Garmont, come in tutte le famiglie umane, potevano anche esserci gli odiosi, bugiardi, ladri, crudeli, dissoluti, falsari, assassini, questi del resto più piacevoli degli altri, sensibilmente più intelligenti, più amabili, non conservavano con l'aspetto fisico l'occhio azzurro scrutatore come la punta non smussata di uno zaffiro, che è un tratto comune con gli altri. Quando, nei momenti in cui veniva fuori il nocciolo, in cui si rivelava il nucleo permanente, la natura profonda, dicevano: «Si sente che ha buoni istinti, è una natura retta, un cuore coraggioso». Il secondo insieme di aspetti costitutivo della mentalità dei Germont era meno universale. Di natura del tutto intellettuale, non appariva se non nei Germont intelligenti, cioè in coloro che credevano di esserlo. E allora avevano l'idea di esserlo straordinariamente, poiché erano estremamente soddisfatti di se stessi. Una di queste caratteristiche era di credere che l'intelligenza e anche la bontà e la pietà consistessero in cose esteriori, in conoscenze. Un libro che parlasse di cose note sembrava loro insignificante. Questo autore non ci parla che della vita di campagna, dei castelli, ma ogni persona che ha vissuto in campagna lo sa. Noi abbiamo la debolezza di amare i libri che ci insegnano qualcosa. La vita è breve, non perdiamo un'ora preziosa a leggere L'Orme du Mail, in cui Anatole France ci racconta sulla provincia cose che conosciamo bene quanto lui. Ma questa originalità dei Germont, un atto di godimento che la vita mi dette come compensazione, non era quell'originalità che perdetti non appena li ebbi conosciuti, che li rendeva poetici e dorati come il loro nome, leggendari e impalpabili come le proiezioni della lanterna magica, inaccessibili come il loro castello, vivacemente colorati in una casa chiara e trasparente e in una vetrina come statuette di Saxe. Tanti nomi nobili, del resto, hanno il fascino di possedere nomi di castelli, di stazioni, dove spesso si è sognato leggendo un orario ferroviario, di scendere alla fine di un pomeriggio d'estate quando nel nord le pergole, presto solitarie e profonde, tra le quali è situata e perduta la stazione, sono già arrossate dall'umidità e dal fresco, come altrove all'arrivo dell'inverno. Ancora oggi una delle grandi attrattive delle famiglie nobili consiste nel fatto che sembrano situate in un angolo particolare di terra, per cui il loro nome, che è sempre il nome di un luogo o il nome del loro castello e qualche volta le due cose assieme, dà subito all'immaginazione l'impressione della residenza e il desiderio del viaggio. Ogni nome nobile contiene, nello spazio colorato delle sue sillabe, un castello dove in una gaia sera d'inverno, dopo un difficile cammino, l'arrivo è dolce e tutto intorno c'è la poesia del suo stagno e della sua chiesa, che a sua volta ripete parecchie volte il nome, con i suoi stemmi sulle pietre tombali, ai piedi delle statue dipinte degli antenati, nel rosone delle vetrate araldiche. Mi direte che quella famiglia residente da 2 secoli nel suo castello vicino Bayeux, che dà l'impressione di essere battuto durante i pomeriggi invernali dagli ultimi spruzzi della spuma del mare, prigioniero nella nebbia, rivestito all'interno di tappezzerie e di merletti, ha un nome in realtà provenzale. Questo non gli impedisce di ricordarmi la Normandia, come molti alberi venuti dalle Indie e da Città del Capo si sono così ben acclimatati nelle nostre province che niente ci dà un'impressione meno esotica e più francese del loro fogliame e dei loro fiori. Se il nome di una famiglia italiana si erge orgogliosamente da 3 secoli al di sopra di una profonda valle normanna, se da lì, quando il profilo del terreno si abbassa, si scorge la facciata di scisto rosse di pietra grigiasta del castello, sullo stesso piano delle campagne purpuree di Saint-Pierre-sur-Dives, esso è normanno come i meli che non sono arrivati da Città del Capo che nel. Se quella tal famiglia provenzale da 2 secoli ha il suo palazzo all'angolo della piazza principale di Falaise, se gli invitati venuti la sera a fare una partita, lasciandoli dopo le 10, rischiano di svegliare i borghesi di Falaise e si sentono i loro passi ripercuotersi indefinitamente nella notte, fino alla piazza del Torrione, come in un romanzo di Barbet d'Aurevilly. Se il tetto del loro palazzo si scorge tra 2 guglie di chiese dove è incastrato, come su una spiaggia normanna, un ciottolo tra 2 conchiglie traforate, tra le torrette rosate e nervate di 2 Bernardo l'Eremita,
Se gli invitati arrivati prima di cena possono, scendendo nel salone pieno di preziose cinisserie acquistate all'epoca dei grandi commerci dei marinai normanni con l'estremo oriente, passeggiare con i membri delle diverse famiglie nobili che risiedono da Coutances a Caen e da Thury à Raucourt a Falaise, nel giardino che discende in declivio bordato dalle fortificazioni della città fino al rapido fiume dove in attesa della cena si può pescare nella proprietà come in una novella di Balzac, che importa che quella famiglia sia venuta dalla Provenza a stabilirsi qui e che il suo nome sia provenzale. È diventato normanno come quelle belle ortensie rosa che si scorgono da Honfleur a Valognes e da Pont-l'Évêque a Saint-Vaast. Artificiali come un phare che però oramai caratterizza la campagna rendendola più bella e riportano in un maniero normanno il delizioso colore antico e fresco di una porcellana cinese importata da Pechino, ma da Jacques Cartier. Altri hanno un castello sperduto nei boschi e la strada è lunga per arrivare fino a loro. Nel Medioevo non si sentiva intorno che il suono del corno e l'abbaiare dei cani. Oggi, quando alla sera un viaggiatore viene loro a far visita, è il suono della tromba dell'automobile che li ha sostituiti e si armonizza come il corno all'atmosfera umida che penetra sotto il fogliame degli alberi, che poi si satura al profumo delle rose nel parterre d'onore e commovente, quasi umano, come l'abbaiare dei cani. Avverte con i suoi richiami la castellana che si affaccia alla finestra, che stasera non sarà sola a cena né a giocare di fronte al conte. Senza dubbio, quando mi si dice il nome di un sublime castello gotico nelle vicinanze di Ploermel e penso alle lunghe gallerie del chiostro e ai viali dove si cammina tra le ginestre e le rose, sulle tombe degli abati che vivevano sotto quelle volte dell'VIII secolo, con la vista su quel vallone, quando Carlo Magno ancora non esisteva, quando le torri della cattedrale di Chartres ancora non si innalzavano, né l'abbazia sulle colline di Vézelay al di sopra del Cusan profondo e pescoso, senza dubbio, in uno di quei momenti in cui il linguaggio della poesia ancora troppo preciso, troppo carico di parole e di conseguenza di immagini conosciute, per non intorpidire la corrente misteriosa che il nome, questa cosa anteriore alla conoscenza, fa scorrere, non somigliando a niente di quanto conosciamo, come alle volte nei nostri sogni. Dopo aver suonato sul pianerottolo ed aver visto comparire qualche domestico in cui lo slancio malinconico, il naso lungo e ricurvo, il grido roco e raro fa pensare che in lui si sia incarnato uno dei cigni dello stagno, dopo essere stato imbalsamato, o uno il cui viso terreo e l'occhio vertiginosamente spaventato evoca una talpa accorta e inseguita. Troveremo nel grande vestibolo gli stessi appendiabiti, gli stessi mantelli che si trovano ovunque e nello stesso salone la solita Revue de Paris et Comoedia. E anche se tutto tradisce ancora il XIII secolo, gli ospiti, anche intelligenti, soprattutto intelligenti, vi dicono cose intelligenti dei giorni nostri. Bisognerebbe forse che non fossero intelligenti e che la loro conversazione riguardasse solo le cose del posto, come le descrizioni che risultano evocatrici, solo se le immagini sono precise e non astratte. È la stessa cosa per la nobiltà straniera. Il nome di un signorotto tedesco è attraversato come da un soffio di poesia fantastica all'interno di un odore di chiuso, e la ripetizione borghese delle prime sillabe può far pensare a caramelle colorate, assaporate in una piccola drogheria di una piazza tedesca. Mentre nella sonorità multicolore dell'ultima sillaba si incupisce la vecchia vetrata di Altgrever nell'antica chiesa gotica di fronte. E un altro è il nome di un ruscello nato nella foresta nera, ai piedi dell'antico Wartburg, che attraversa tutte le valli infestate di gnomi e dominate dai castelli dove regnarono i vecchi feudatari, dove poi sognò Lutero. Tutto ciò fa parte dei possessi del Signore e abita il suo nome. Ma ho cenato ieri con lui. Il suo volto è di oggi, i suoi abiti sono di oggi, le sue parole, i suoi pensieri sono di oggi. E per elevatezza e apertura di spirito, se si parla di nobiltà o della Wartburg, dice: Oh, i principi, oggi non ne esistono più. Certamente non ve ne furono mai, ma nel senso dell'immaginazione in cui solo possono esserci, solamente oggi ve ne sono, poiché un lungo passato ha colmato i nomi di sogno.
Il castello di quella duchessa, il cui nome si trova in Shakespeare e in Walter Scott, risale al XIII secolo in Scozia. Nelle sue terre c'è l'ammirevole abbazia che Turner ha tante volte dipinto, e sono suoi gli antenati, le cui tombe giacciono allineate nella cattedrale distrutta, dove pascolano i buoi tra gli archi in rovina e i rovi in fiore. Ciò che ci impressiona ancora di più è il pensiero che sia una cattedrale, perché ci sentiamo obbligati a imporne l'idea immanente a cose che altrimenti sarebbero tutt'altro, e chiamare pavimento della navata questo prato e entrata del coro questo boschetto. Questa cattedrale fu costruita dai suoi antenati e ancora le appartiene. Ed è su queste terre, questo torrente divino, tutto freschezza e mistero, sotto due tetti con l'infinito della pianura e il sole che tramonta in un gran pezzo di cielo azzurro, circondato da due frutteti che indicano, come un quadrante solare, con l'inclinazione della luce che li avvolge, l'ora felice di un pomeriggio inoltrato, e tutta la città distesa in lontananza e il pescatore con la lenza così felice che noi conosciamo per merito di Turner. E percorreremo tutta la terra per provarlo, per sapere che la bellezza, il fascino della natura, la felicità della vita, la grandiosa bellezza dell'ora e del luogo esistono, senza pensare che Turner e dopo di lui Stevenson non hanno fatto altro che farci apparire particolare e desiderabile di per sé quel certo posto scelto a caso, a cui la loro mente ha saputo conferire la sua bellezza desiderabile e la sua particolarità. Ma la duchessa mi ha invitato a cena con Marcel Prévost, la melba canterà e io non attraverserò lo stretto. Ma la mia delusione sarebbe identica, anche se mi invitasse tra signori medievali, perché non può esserci identità tra la sconosciuta poesia che può trovarsi in un nome, cioè in un'urna di inconoscibile, e le cose che l'esperienza ci mostra e che corrispondono a parole, a cose conosciute. Dalla inevitabile delusione che nasce dall'incontro con le cose di cui conoscevamo soltanto il nome, per esempio con il detentore di un grande nome storico e geografico, o meglio ancora da ogni viaggio, si può concludere che il fascino che scaturisce dall'immaginazione, non corrispondendo alla realtà, è soltanto una poesia convenzionale. D'altronde, a parte che non lo credo, e penso di poter un giorno dimostrare l'esatto contrario, dal semplice punto di vista del realismo, questo realismo psicologico, questa esatta descrizione dei nostri sogni potrebbe ben stare a pari di quell'altro realismo, perché ha per oggetto una realtà molto più vivace e tende perpetuamente a riformarsi dentro di noi, e disertando i paesi che abbiamo visitato, si estende ancora su tutti gli altri e ritrova di nuovo quelli che abbiamo conosciuto, una volta dimenticati un po' e ridiventati per noi dei nomi. Poiché ci ossessiona anche nel sonno e dà allora ai paesi, alle chiese della nostra infanzia, ai castelli dei nostri sogni, l'apparenza della natura stessa dei nomi, l'apparenza fatta di immaginazione e di desiderio, che una volta svegli non ritroviamo più o che perdiamo nel momento in cui scorgendola ci addormentiamo, poiché ci procura infinitamente più piacere dell'altro realismo, che ci annoia e ci delude. Ed è un principio di azione e mette in movimento il viaggiatore, questo innamorato sempre deluso e sempre pronto a ripartire. Poiché sono solamente le pagine che riescono a suscitarne l'impressione, che ci danno l'impressione del genio. Non solo i nobili hanno un nome che ci fa sognare, ma in genere per un gran numero di famiglie i nomi dei genitori, dei nonni e via di seguito sono anch'essi bei nomi, tali che nessuna materia non poetica interrompa questo inserirsi costante di nomi colorati e tuttavia trasparenti, perché nessuna materia vile vi aderisce, che ci permettono di risalire a lungo di gemma in gemma, di cristallo colorato come sull'albero degli esse di una vetrata. Le persone assumono nel nostro pensiero quella purezza del loro nome che è tutta immaginaria. A sinistra un garofano rosa. Poi l'albero sale ancora. A destra una rosa di macchia, poi l'albero sale ancora. A sinistra un giglio, il fusto continua. A destra una nigella azzurra. Suo padre aveva sposato una Montmorency, rosa di Francia. La madre di suo padre era una Montmorency Luxembourg,
garofano screziato, rosa doppia. Il padre di lei aveva sposato una Choiseul, nigella azzurra, poi una Charot, garofano rosa. Alle volte un nome antico, ma locale, come un fiore raro che non si vede più se non nei quadri di Van Huysum, sembra più oscuro perché vi abbiamo guardato meno spesso, ma ben presto abbiamo il divertimento di vedere che ai due lati della vetrata dove fiorisce quell'albero di Jesse, altre vetrate cominciano e raccontano la vita di personaggi che non erano in principio se non nigelle e gigli. Siccome queste storie sono pure antiche, dipinte sul vetro, il tutto si armonizza a meraviglia. Principe di Württemberg, sua madre era nata Maria di Francia e la madre di lei era nata delle due Sicilie. Allora la madre dovrebbe essere la figlia di Luigi Filippo e di Maria Amelia che sposò il duca del Württemberg. E allora scorgiamo a destra nel nostro ricordo la piccola vetrata in cui la principessa in abito da giardino, ai festeggiamenti per il matrimonio di suo fratello, il duca d'Orléans, manifesta il suo cattivo umore per aver visto respingere i suoi ambasciatori venuti a chiedere per lei la mano del principe di Siracusa. Ecco poi un bel giovane, il duca di Württemberg, che viene a chiedere la sua mano e lei è così felice di partire con lui che sorridendo abbraccia sulla soglia i genitori in lacrime. Cosa che i domestici immobili nel fondo giudicano severamente. Ma presto ritorna malata e partorisce un bambino, precisamente quel duca di Württemberg, calendola gialla che lungo il suo albero di Jesse ci ha fatto risalire alla madre, rosa bianca, da cui siamo passati alla vetrata di sinistra, senza avere visto l'unico castello del suo sposo, Fantaisie, di cui solamente il nome l'aveva spinta a sposarlo. Ben presto, senza attendere i quattro avvenimenti che si trovano in basso nella vetrata, che rappresentano la povera principessa morente in Italia e suo fratello Nemur che accorre accanto a lei, mentre la regina di Francia fa armare una flotta per raggiungere sua figlia, guardiamo questo castello Fantaisie, dove lei andò a collocare la sua vita disordinata, e nella vetrata seguente, poiché i luoghi come le razze hanno una loro storia, scorgiamo nello stesso Fantaisie un altro principe. Fantasioso anche lui, che doveva anch'egli morire giovane, dopo amori tanto strani, Luigi II di Baviera. E in effetti, al di sotto della prima vetrata, avevamo letto, senza neanche farvi attenzione, queste parole della regina di Francia: «Ho un castello vicino a Baran». Ma bisogna riprendere l'albero di Jesse, principe di Württemberg, calendola gialla, figlio di Luisa di Francia, nigella azzurra. Ma come? Vive ancora il figlio che lei ha appena conosciuto? E quando, avendo chiesto al fratello come la trovava, egli le disse: Non tanto male, ma i medici sono preoccupati. Lei rispose: Nemor, ho capito. E da quel momento fu tenera con tutti, ma non chiese più di vedere il suo bambino, nel timore di tradirsi con le sue lacrime. Come? Quel bambino vive ancora? Vive, il principe reale del Württemberg. Forse le rassomiglia. Forse ha ereditato da lei l'inclinazione alla pittura, al sogno, alla fantasia che ella credeva di alloggiare così bene nel castello Fantaisie. Come il suo volto sulla piccola vetrata prende un senso nuovo da quando lo sappiamo figlio di Luisa di Francia. Poiché questi bei nomi nobili o sono senza storia e oscuri come una foresta o sono storici. E sempre la luce proiettata dagli occhi della madre, che noi conosciamo così bene, rischiara tutto il volto del figlio. Il viso di un figlio che vive, ostensorio in cui una sublime madre morta metteva tutta la sua fede, è come una profanazione di questo sacro ricordo. Poiché è questo viso a cui quegli occhi supplichevoli hanno rivolto un addio che egli non dovrebbe dimenticare neanche un attimo. Poiché è con la linea così bella del naso di sua madre che è fatto il suo naso, poiché è col sorriso di sua madre che egli eccita le ragazze al vizio, perché è col movimento del sopracciglio che aveva sua madre per guardarlo più teneramente che egli mente, poiché quell'espressione calma che aveva sua madre per parlare di tutto ciò che le era indifferente, cioè di tutto ciò che non era lui, egli la oggi per parlare di lei, per dire indifferentemente la mia povera madre. Accanto a queste vetrate si susseguono vetrate secondarie, dove scopriamo un nome allora oscuro,
il nome del capitano delle guardie che salva il principe, del capitano che mette in mare il vascello per far fuggire la principessa, nome nobile ma oscuro, che da allora è diventato conosciuto, nato nella fessura di circostanze tragiche come un fiore tra le pietre della strada. E porta in lui per sempre il riflesso della dedizione che gli dà il lustro e che ancora lo ipnotizza. Questi nomi nobili li trovo ancora più toccanti. Vorrei penetrare ancora di più nell'anima dei figli, rischiarata solamente dalla luce di questo ricordo, che ha di ogni cosa la visione assurda e deformata che conferisce questo tragico lucore. Mi ricordo di avere riso di quell'uomo brizzolato, che proibiva ai suoi figli di parlare con un ebreo e diceva le sue preghiere a tavola, un uomo così corretto, così avaro, così ridicolo e tanto nemico del popolo. E ora, quando lo rivedo, il suo nome me lo illumina, il nome di suo padre che fece scappare la duchessa di Berry su un battello, anima in cui si infiamma questo bagliore della vita e arrossisce l'acqua nel momento in cui la duchessa completamente appoggiata a lui alza le vele e ne è rimasta la sola luce. Anima di naufragio, di torce accese, di cieca fedeltà, anima della vetrata. Forse potrei trovare dietro quei nomi qualcosa di così diverso da me che potrebbe, in verità, essere fatta quasi della stessa materia di un nome. Ma come la natura si prende gioco di tutto? Eccomi fare conoscenza di un giovane infinitamente intelligente, ma simile più a un grand'uomo di domani che di oggi, che non solo ha raggiunto e compreso, ma anche superato e rinnovato il socialismo, il niccianesimo, eccetera. E apprendo che è il figlio di quell'uomo che vedevo nella sala da pranzo dell'albergo, così semplice nel suo arredamento inglese da assomigliare alla stanza del Rêve de Saint-Ursule, o la stanza nella vetrata dove la regina riceveva i suoi ambasciatori che la supplicavano di fuggire prima della sua partenza in mare, il cui tragico riflesso rischiarava per me la sua figura, come sicuramente dal profondo del suo pensiero gli rischiarava il mondo. Se potessi.